Dai, lo faccio breve. A sto giro, breve. Solo roba pregiata, insomma, solo roba pregiata, figa. La vita è troppo breve per ascoltare musica di merda, eh? Ogni tanto qualcosa un po'... Farlocco lo ascolto anch'io, però insomma i Pink Floyd, che tra l'altro questo non sono i Pink Floyd, questo è David Gilmour, è un pezzo solista di David Gilmour, però probabilmente un pezzo di Pink Floyd è suonato. Allora, stasera farò un video molto personale. Di solito rompo il cazzo, racconto tante cose, però stasera non so, mi sento di fare questo video qua. Sto pensando a mia mamma. Sto pensando a mia mamma. Mia mamma, allora, il 10 agosto farà 79 anni. E adesso, vabbè, insomma, in riabilitazione, ha appena fatto un intervento di protesi al ginocchio, è già il secondo, non è che... Allora, adesso dirò una cosa, dirò qualche cosa di personale, molto personale. Amore e odio con mia mamma. Insomma, ogni tanto ci vado contro e lei si incazza e fa così. Ma questo va bene. Io amo mia madre, amo. E adesso dirò una cosa che potrebbe sembrare scontata, ma... Allora, mia madre c'è una forza della Madonna, si è rotta tutto, tutto si è rotta, tutto, tutto, tutto. Ha passato più giorni in ospedale lei di chiunque io conosca, però cazzo c'è una forza dell'animo. Allora, mia mamma c'ha un botto di difetti, eh. Veramente un botto di difetti, per favore. C'è un carattere di merda che, guarda caso, io ammetto che il carattere di merda l'ho preso da lei, però mica c'è una forza d'animo, mia mamma, mica c'è una forza d'animo. A volte è come me, a volte è addormentata. Però c'è una forza d'animo che è una roba, porco Dio. Io dico, a volte tira fuori un'energia. Cioè, mi è messa malissimo. Si è spaccata tutto, cazzo. Però... se io ho preso qualcosa di forza e l'ho presa da mia mamma, Don Chisciottesca, sì, Don Chisciottesca, la mia mamma Don Chisciottesca. Ma sapete che c'è? Io ammiro queste cose qua, anche nell'ingenuità che può esprimere a volte. Io la guardo e dico, minchia, minchia. Poi per certe cose mi fa girare i coglioni, eh. Per certe cose mi fa girare i coglioni. Però, cazzo, mia mamma. Meno male che sei stata mia mamma.
Meno male. Meno male. Io sono orgoglioso di aver avuto una mamma così. Cazzo. Ma veramente. Ma veramente. Forza. È mia madre che me l'ha data. Lo so. Adesso c'è. Adesso il prossimo 10 agosto compirà 79 anni. 79. E adesso è riabilitazione, ha fatto un'operazione, vabbè. Vado a trovarla quasi ogni giorno. Allora, come si dice, il tempo è tiranno e il crono è un gran bastardo. Questo è da Bayer. Ma il tempo è tiranno, eh. Il tempo è tiranno. Riusciremo a compiere il nostro, adempiere al nostro compito? Ce la faremo? Io resisto. Restano indietro delle cose. A volte restano indietro. O sembrano rimanere indietro. Ma io non sono fatto così. Ah, questa mosca qua vuole morire. Vuole morire. Io non voglio uccidere nessun essere vivente se non mi rompe il cazzo. Ecco. Video dedicato a mia madre. Insomma, che se sono vecchietti che sembrano un po' semirincoglioniti. Quante cazzo di dosi ha fatto? Non lo so. 3, 4, non lo so. Però. Però un cazzo. Finché c'è. Mi prenderò cura di lei. Sicuro. Questo è tonale. Questo è il tonale. Il mio tonale deve essere perfetto. Prima di morire il mio tonale sarà perfetto. È una promessa che faccio a me stesso. Oggi il mio amico meccanico mi ha chiesto cos'è Zanshin. Zanshin. Cos'è Zanshin? Ho cercato di rispondere con semplicità e un certo tipo di atteggiamento mentale. Un certo tipo di atteggiamento mentale. La presenza. Quello che dovrebbe avere un biker. Sì, devi stare attento. Sembra banale. Non è tanto banale, cioè nel senso che poi sì, è banale, ma anche no. Attenzione, presenza mentale, mentale. Ce l'avete? Io ve lo auguro. Ma per davvero, eh. Insomma, mio figlio si è sdraiato ieri e gli ho detto: ma che cazzo fai? Ti ne ha pinzata atomica con il fondo bagnato. Vabbè, dai, lascia stare, va. Lasciamo stare. Il video era su mia mamma. Il video era su mia mamma.
Sto tornando. Buonanotte.